ci occupiamo della vita delle persone addirittura dal concepimento, quindi la tutela della maternità, specialmente nel mondo del lavoro, e fino alla morte con la pensione di reversibilità per i superstiti. Qui siamo già conosciuti perché in passato abbiamo già avuto diverse occasioni di incontro con la scuola. Abbiamo avuto l'occasione della presentazione di progetti inerenti all'Europa, l'abbiamo avuto per il problema della mafia, abbiamo organizzato più un incontro in passato scaricato alla mafia e altre situazioni ci hanno visto presenti anche nell'organizzazione insieme alla scuola di accanto della scena multietnica. Prossimamente saremo presenti anche con un'altra iniziativa, la preannuncio, ma insomma avremo modo di presentarla con calma, che è insieme ad altre scuole, il tavolo solidale, il pianeta, la nostra casa. Ecco, insieme ad altre scuole stiamo portando avanti anche altri progetti che riguardano la natura, la piantumazione di alberi, la salvaguardia della natura e tutto ciò che concerne la nostra vita di oggi. Quindi noi siamo qui come associazione di promozione sociale per poter essere di supporto alle istituzioni e in modo particolare ai giovani e alla scuola. Grazie. Di una comunità di ragazzi
raccolta per ora non dal Consiglio delle amministrazioni comunali, ma che sta prendendo piede, perché l'associazione del volontariato, quelli che si chiamano enti del terzo settore, quindi dei servizi, possano dire la loro in maniera più incisiva sull'attività che si va a svolgere nel sociale. Diciamo che per noi della UIL è sempre un percorso in divenire il fatto di rappresentare un punto di aggregazione di momenti come questo. Tant'è vero che io vorrei salutare con affetto il dirigente scolastico con cui abbiamo sempre intessuto un rapporto di collaborazione proficuo per il territorio. Naturalmente desidero ringraziare la partecipazione dei relatori e degli ospiti, la prefettura, la questura, il tribunale per il tramite della dottoressa Paola Conti, persona molto sensibile e vicina a queste tematiche, che risponde sempre con una presenza che per noi è importante. Saluto Valentina Bruno di Rinna, grazie Valentina, ce l'abbiamo fatta, per noi era un progetto che avevamo iniziato da molto tempo, e grazie anche all'ospitalità e all'inclusione del dirigente nei nostri confronti che ha aderito a questo progetto, oggi ci ritroviamo qui. Io vorrei ringraziare anche tutti i docenti che hanno partecipato, che stanno partecipando a questa iniziativa, coinvolgendo i ragazzi. Perché questo? Perché oggi è la dimostrazione che questo tema, che rientra nella più grande macroarea, che è quella appunto della festa della donna, che non deve essere una festa ridondante fino a se stessa, perché io dico sempre che tutti i giorni dovrebbe essere la festa della donna, perché dietro la festa della donna c'è una parola sola, che si chiama rispetto, e noi attraverso questa giornata vogliamo dimostrare che il rispetto si ottiene quando si riesce ad aggregare le istituzioni attraverso una rete che deve sostenere il rispetto verso la diversità, il rispetto verso la debolezza, il rispetto nei confronti di coloro i quali sono gli ultimi. E noi siamo qui e il sindacato è presente, il sindacato che io rappresento è presente, radicato sul territorio, il primo sindacato in termini di associati nel comparto scuola. Noi siamo presenti e ce la metteremo sempre tutta per favorire momenti istituzionali forti come questo, che hanno il compito di sensibilizzare i ragazzi a una riflessione più profonda e più approfondita su un tema importante come quello, ad esempio, appunto, della violenza sulla donna e del mancato rispetto verso la donna che prima di essere donna è persona. Vi ringrazio quindi per la partecipazione e auguro buon proseguimento del lavoro. Scrivere questo progetto, avevo pensato qual è la categoria delle persone più vulnerabili nella nostra società, e mi sono risposta che sono vittime di tratta e sono convinta di questo. Allora, che cosa è la tratta? È un concetto di cui appunto si parla poco, è un concetto di è un po' tecnico, più conosciuto solo dagli addetti del lavoro, quindi un po' dagli operatori. Si tratta di reclutamento, di trasporto, trasferimento o diciamo accoglienza delle persone tramite l'impiego e la minaccia di impiego della forza. Quindi è un mezzo che viene utilizzato, è proprio questa forza delle forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di impulso di potere o di una posizione di vulnerabilità per ottenere il consenso di una persona a scopo di sfruttamento. E ci possono essere diverse forme di sfruttamento, purtroppo, nelle nostre società, iniziando dallo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, schiavitù o pratiche analoghe al servimento o prelievo di organi. Allora, quando si parla appunto di sfruttamento sessuale, la rappresentazione
e da che sono nata io ho cercato, quest'anno 40 anni, su quella strada ci sono ragazze e la strada di istruzione. Come artista, come compagnia, ci siamo chiesti, io e Gianni Rocco,